La canzone segreta di Marco Bocci racconta una storia che è proprio un po' la sua, no? E quindi appunto la voglia di evadere dalla provincia e per rincorrere le stelle. Non è facile rimanere seduti su quella sedia bianca, soprattutto quando sul palco rivedi le persone a cui sei particolarmente legato, vorresti alzarti e abbracciarle. Sarà così anche per Marco, quando vedrà suo cugino Daniele e il suo amico fraterno Gianluca. Marco è straordinario, Marco è riuscito praticamente con grande difficoltà e senza veramente nessun tipo di agganci, con la famosa valigia di cartone dalla provincia è partito e come un pazzo ha perseguito il sogno di diventare attore, il sogno che ha sempre coltivato da quando era ragazzo. Conosco Marco almeno dall'età di 14-15 anni. A Marciano c'è questo teatro, Teatro Concordia, e Marco, diciamo che lì è, c'è andato parecchie volte anche da piccolo, come se fosse una sua casa, no? Iniziava a farci piccoli spettacoli e iniziava ad avvicinarsi al palcoscenico, a questo palcoscenico. È tornato a Marciano e vive lì, quindi è riuscito in qualche modo anche a fare una famiglia, quindi a scindere completamente l'aspetto artistico e l'aspetto familiare, riuscendo perfettamente in tutte le cose. Veramente un supereroe. La cosa più bella di Marco per quanto riguarda l'amicizia è la sua lealtà. E la cosa che mi piace di più di Marco è il fatto che è rimasta una persona molto molto umile. C'è una bellissima messa in scena, una coreografia molto bella e quindi spero che gli arrivi tutta questa energia. Penso che si funzionerà e mi funzionerò pure io, perché più vado avanti col tempo e più c'ho la lacrima facile, eppure lui.